Intanto diciamo che la regione Toscana è in zona rossa, quindi questo è già un modo come intervenire e raffreddare su tutto il territorio. È chiaro che abbiamo bisogno di una decina di giorni per avere un po' l'effetto. Prato ha una concentrazione alta, ma non a caso era stato già preso da parte della regione toscana la decisione di rendere proprio già la provincia rossa. E da un punto di vista ospedaliero noi abbiamo questa salvaguardia di essere una grande ASL e quindi di poter distribuire anche i pazienti quando c'è un eccesso di accessi al pronto soccorso anche nelle altre sedi. Comunque l'ospedale di per sé sta rispondendo assolutamente bene, ora apriremo altri posti e poi non dimentichiamo che ci sta dando una mano importante anche Careggi proprio per distribuire al massimo. Auguriamo veramente che con la zona rossa ci sia l'inizio del declino di questa curva che ora si è stabilizzata, tende a non innalzarsi, però deve cominciare a scendere.